Radio Radicale, siamo con Emanuele Fiano del Partito Democratico per parlare della vicenda Sea-Watch. Come abbiamo potuto vedere oggi la Sea-Watch dirige, forzando anche il blocco della Guardia Costiera italiana di non entrare nelle acque territoriali italiane verso l'isola di Lampedusa dove ci sono i carabinieri ad attenderli. Allora, che valutazione può fare di questa vicenda alla luce anche delle trattative che pare ci siano con alcuni paesi europei per lo smistamento, la distribuzione di questi, sono termini brutti, capisco, di questi migranti in altri paesi. Ma intanto ad attenderla ci sarà anche una delegazione del Partito Democratico con il capogruppo alla Camera Delrio e altri colleghi, Migliore, Orfini, senatore Faraone. Ma io do lo stesso giudizio che abbiamo dato sempre, che è il giudizio che stiamo discutendo in queste ore in commissione al decreto sicurezza. Cioè si sta facendo prevalere un criterio che è quello della sicurezza dello Stato. Il nuovo decreto sicurezza assegna un potere al Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dei Trasporti, per impedire il transito di navi nelle nostre acque territoriali in ragione di un criterio di sicurezza supposto per l'ipotesi, dice così il decreto, che ci sia un rischio di terrorismo a bordo delle navi che a noi si avvicinano. Quindi si fa prevalere questa ipotesi di rischio sul criterio del salvataggio delle vite umane. La capitana ha fatto quello che un capitano di una nave si sente di fare quando ha salvato le vite umane, quando è 15 giorni che aspetta in mezzo al mare l'aiuto di qualche paese, questo aiuto non arriva. Il ministro dell'Interno italiano Salvini ha dichiarato: per me possono stare fino a Natale in nave, ma questo non è un criterio di rispetto dei diritti umani. Gli altri paesi europei non hanno ancora deciso se aiutare, lo capisco, l'Italia non deve avere sulle proprie spalle sempre da sola il peso di queste vicende, è giusto, però ad un certo punto ci si confronta con il valore dei diritti umani e di fronte a quello si deve permettere che queste persone vengano salvaguardate, senza che questo voglia dire che poi queste persone avranno diritto a rimanere, ma intanto va salvaguardata la loro vita. Certo, diciamo, lei metterebbe sullo stesso piano i paesi dell'Unione Europea e in particolare l'Olanda che non hanno risposto alle richieste del governo italiano, o non la metterebbe così? Io penso che i paesi dell'Unione Europea abbiano delle responsabilità e anche delle colpe, ma se metto sul piatto della bilancia le responsabilità, l'assenza, l'omissione da parte dei paesi europei, da parte dei paesi che di volta in volta hanno la proprietà della nave o che battono la bandiera della nave, sull'altro piatto della bilancia io metto la condizione di vita di queste 42 persone e faccio prevalere questo secondo piatto della bilancia. Chiarissimo, io la ringrazio molto, grazie a Emanuele Fiano del Partito Democratico. Grazie a voi.